il pezzo poi mi disse che nell'acqua, in breve dai cristalli detti Artemia, sarebbero spuntati animaletti con cui nutrire i pesci del mio acquario. Conosco bene il modo, gli sorrisi, più volte li ordinai con il tagliando che stava tra i fumetti del Monello. La strega non fa nulla per diletto, agisce solo per far male al mondo. Con l'Artemia, l'Artemia diverrà la piaga delle stati d'Occidente. Per questo sottoposi quei cristalli a un lungo e disdicevole processo. Ottobre e poi novembre li han trascorsi davanti a tre televisori accesi che a raffica mostravano tronisti e dimagranti e fasce di neoprene e scene della vita di Belen. Scene della vita di Belen. Chiusi tra i pulsanti padiglioni di cuffie e Dr. Dre che senza tregua gli intrisero di musiche scassanti, di Bob Sinclair, di Tiesto e di Guetta. Nell'ultimo trimestre decisivo li posi di nascosto sullo specchio della cabina prova di un Tezenis, tra intimo e sensuale, tra costumi ed allusivi e trasgressivi. Ed ora sono pronti, è giunto il tempo. Ora sono pronti, è giunto il tempo. Appena il sole entra nei gemelli, scendo velata sulla spiaggia al buio, lancio i cristalli secchi tra la spuma ed ecco che già l'acqua fa il suo effetto. Gonfia ogni cristallo e si tramuta in donne, in monochini e cellulite che cercano emozioni, nuovi incontri, in maschi sfatti sulla cinquantina che sfoggiano tribali sui polpacci, adolescenti scemi e piercingati che fanno il bagno whatsappando in massa. Mentre vi riprendete con lo smartphone, io torno nel mistero cui appartengo. Del mondo siete figli e io fattrice, del mondo siete piaga e io luntrice.